Grazie Presidente. Parliamo di bandi per le nuove rotte, diciamo così, le nuove tratte dell'aeroporto d'Abruzzo. In data 14 agosto di quest'anno, Regione Abruzzo ha approvato la DGR 504, che ha ad oggetto gli atti di indirizzo per la valorizzazione, la promozione e la commercializzazione del brand Abruzzo nei mercati di riferimento collegati da rotte aeree nazionali ed internazionali. Il punto 1 della DGR prevedeva che Regione Abruzzo disponesse l'espletamento di una nuova procedura d'evidenza pubblica per l'affidamento di un servizio triennale finalizzato a selezionare le compagnie aeree nazionali o estere e propri concessionari di spazi pubblicitari per la realizzazione di un progetto comune di promozione per affermare, veicolare, promuovere e commercializzare il brand Abruzzo nei mercati di riferimento. Il finanziamento previsto per questa attività, secondo quanto riportato nella DGR, ammonterebbe a 1.500.000 euro, quantificato, diciamo così, in due lotti, suddiviso in due lotti, uno per i mercati nazionali, uno per i mercati internazionali. Al momento in cui io depositavo questa interpellanza, nulla si sapeva dei bandi. Mi ero anche recata in visita all'aeroporto d'Abruzzo e insomma avevo parlato con i vertici di Saga e anche loro lamentavano il fatto dell'estremo ritardo nella pubblicazione dei bandi perché evidentemente per programmare un'intera annualità bisogna, come dire, avviarsi per tempo e dunque cercare di essere competitivi soprattutto nei confronti di altri aeroporti minori, diciamo, e più piccoli come è l'aeroporto d'Abruzzo e cercare di sottrarre loro quelle che sono le tratte più importanti o comunque le più vantaggiose per la nostra regione. Nella nostra regione c'era, ad esempio, c'è stata per un periodo la tratta Pescara-Torino molto richiesta e di grande successo, con dei voli che erano quotidianamente, tutti i voli che c'erano pieni e iper prenotati sia in andata che in ritorno, adesso non c'è più. Per cui ritenendo che non potesse più essere procrastinabile la pubblicazione del bando, è assolutamente di interesse della nostra regione, non soltanto per l'aeroporto in sé e per la crescita e lo sviluppo dello scalo abruzzese, ma soprattutto per il ritorno che questo poteva e può comportare. Pensiamo al volo che c'era Pescara-Toronto per il Canada e a tutto quel bel discorso che facciamo sempre sul turismo in Abruzzo, sul turismo di ritorno e quindi sulla possibilità di agevolare, come dire, chi è emigrato all'estero o in altre parti d'Italia o anche i figli e gli eredi di queste persone nel rientrare a visitare la nostra regione. Per cui la domanda che abbiamo rivolto al Presidente Marsilio, al suo delegato, immagino che mi risponderà l'assessore Febbo, è il motivo per il quale il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio non abbia ad oggi predisposto lo schema di bando pubblico e o la centrale unica di committenza con il supporto tecnico del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, non abbia svolto ad oggi la procedura di gara e se non è ancora stata svolta, quando sarà svolta? Grazie. Grazie. Grazie, io credo che abbiamo già dichiarato nei mesi arretrati, passati, più volte che sull'aeroporto, che noi consideriamo la prima infrastruttura d'Abruzzo, avremmo voluto cambiare strategia e quindi lavorare sulle rotte. Da subito ho detto e abbiamo detto quali rotte avremmo cercato di da subito aumentare e altre che vorremmo. Abbiamo fatto la variazione di bilancio ad agosto, sapete tutti che in fase c'è la ristrutturazione dei dipartimenti e quindi questo all'interno degli uffici crea dei rallentamenti. Superata questa fase che quindi di questa ristrutturazione che è eseguita, abbiamo già detto in più di occasioni che venerdì 22 verrà consegnato alla centrale unica il bando che verrà emanato dal
dal mio settore alla centrale unica, e quindi partiremo sicuramente con due rotte nazionali e due rotte internazionali. Stiamo ipotizzando che ci possano essere ancora spazi anche per un altro volo internazionale. Speriamo che nel prossimo anno riusciamo a trovare altre risorse, sicuramente le troveremo. Quello che mi preoccupa, e l'auspicio, è che non ci sia qualche eurodeputato che continui a presentare interrogazioni in Europa e magari danneggiare l'immagine del nostro aeroporto e del nostro Abruzzo. Grazie. Grazie, assessore. La rassicuro, assessore Febbo, non ce l'abbiamo più l'eurodeputato abruzzese del Movimento 5 Stelle, quindi il problema non c'è, il problema non si pone. Il punto è un altro, assessore, che lei abbia dichiarato, da quando è stato nominato assessore a ieri, abbia dichiarato e pacifico. L'interpellanza era sul quando verranno pubblicati i bandi, non su quante volte avete dichiarato che farete. In quello siete sempre straordinariamente puntuali. La sua risposta non mi può trovare soddisfatta, perché l'unica risposta che mi avrebbe trovato soddisfatta sarebbe stata: lo abbiamo pubblicato una settimana fa, non lo pubblicheremo il 22 di non si sa quale mese, peraltro novembre immagino. Il punto è che siete molto in ritardo, assessore Febbo, non nelle dichiarazioni. Nelle dichiarazioni siete sempre puntualissimi, nella programmazione dei voli dell'aeroporto d'Abruzzo siete palesemente in ritardo, e lo deve ammettere.